abbiamo visto che l'analisi appunto soprattutto questa su Milano, che si faceva riferimento prima, ma anche quelle che sono state fatte a Torino, a Venezia, ci sono alcuni temi che sono temi principali che vengono sviluppati, che vengono analizzati, in modo particolare per studiare quello che è lo spazio pubblico. Ovviamente noi qui in questa sede ci soffermiamo sullo spazio pubblico, c'è poi tutta la questione dello spazio privato che però in questo momento, come ci dicevamo l'altra sera, non andiamo a toccare. Lo spazio pubblico viene quindi studiato declinandolo negli usi che questo spazio appunto che vengono fatti di questo spazio, della percezione dell'insicurezza nei luoghi e della toponomastica. Soprattutto per quanto riguarda gli usi abbiamo visto uno studio legato a fattori soprattutto relativi al lavoro di cura non retribuito. Il 70% delle persone che vive in Italia è donna, e questa cosa, per quanto non ci renda particolarmente felici da un punto di vista culturale, però non può non essere analizzato e non si può non tenere conto di questo nel momento in cui viene studiata la città e nel momento in cui vengono studiate quelle che sono le difficoltà del vivere luoghi, ad esempio l'assenza delle passerelle per le sedie e i passeggini, le difficoltà di mobilità e quindi la necessità di aumentare quello che è la mobilità dolce. Mi aiuto un po' dagli appunti. Questa legge può produrre per le loro condizioni di vita, e non sarà un lavoro facile, sarà un lavoro straordinario da mettere in campo, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro. Però anche qui c'è un tema: noi non possiamo dire no al progetto di autonomia differenziata e chiedere un sì per l'abrogazione perché dobbiamo difendere lo status quo. Assolutamente no. Noi dobbiamo avere la forza, la capacità, l'intelligenza politica, sociale, culturale di fare emergere che il no all'autonomia differenziata, sia all'abrogazione, è il presupposto per costruire una nuova idea della questione meridionale. Perché noi dobbiamo fare rivivere la questione meridionale come questione centrale del nostro paese, e non perché rispondere alla questione meridionale significa rispondere alla condizione di vita dei cittadini siciliani, calabresi, campani, ma perché quello serve come presupposto per lo sviluppo dell'intero paese, e noi abbiamo la necessità di farlo, e farlo dalla Sicilia, proprio perché questo avrebbe un significato ancora più forte. E sarà un lavoro difficile, complicato, lungo. Abbiamo la consapevolezza anche dei limiti che sono emersi durante la campagna della raccolta firme, perché Stefania ci diceva dei problemi che voi avete sul piano nazionale e parlamentare con le altre forze, ma non c'è dubbio alcuno che se qui la risposta dei cittadini è stata importante, noi avvertiamo la debolezza strutturale, organizzativa dei tanti soggetti che stanno nei movimenti ma che ancora non hanno quella capacità di reazione dentro questo processo. Però guardate, noi abbiamo un passaggio storico straordinariamente importante, perché qui non c'è soltanto nel raggiungere il quorum l'abrogare quella legge, ma sarà anche un grande momento di democrazia, in una fase, in una stagione in cui i cittadini e le cittadine sono attraversati da sentimenti di sfiducia, di rabbia, rassegnazione, e che non vedono il momento del voto come il momento per cambiare la propria condizione di vita. È straordinariamente importante portare le persone al voto per abrogare questa legge, ma per far affermare la democrazia, e la democrazia la si afferma innanzitutto praticandola. Non sarà facile, ma noi abbiamo la necessità di farlo, e anche sotto questo profilo noi dobbiamo sfidare la politica e i soggetti politici che difendono questo progetto, perché non gli possiamo consentire che loro furbescamente vogliono buttare la battaglia elettorale sul referendum puntando sull'astensione. Sarebbe troppo facile. Sarebbe troppo facile, perché in un paese in cui il 30 e il 40% delle persone non vota a prescindere da qualunque cosa siano chiamate ad esprimersi,
noi invece abbiamo la necessità di fare una battaglia politica vera. Abbiano il coraggio di sfidarci con le loro ragioni nelle piazze, nei luoghi di lavoro, sia un corpo a corpo vero, non drogato dalla battaglia per l'astensione. E quella battaglia è fondamentale innanzitutto per affermare la democrazia, per affermare le ragioni fondanti anche del nostro Stato di diritto. Non permetteremo a Schifani, a Lombardo, a Cuffaro di scappare dalla responsabilità di sostenere un governo nazionale che ogni giorno mortifica la Sicilia. L'autonomia differenziata è dentro un progetto di mortificazione della Sicilia, e ce lo dicono le scelte di politica economica che il governo fa, dalla FSC, dal PNRR, dal come vengono gestite una serie di scelte di politica economica. Ecco, noi abbiamo la necessità di fare una battaglia, dire sì all'abrogazione dell'autonomia differenziata per affermare una nuova idea di paese, di società, e che questo avvenga con un grande momento di scatto di orgoglio della Sicilia e del Mezzogiorno. Sarebbe un fatto straordinario e significherebbe probabilmente cambiare anche il corso della storia, rimettendo finalmente al centro la Sicilia, i suoi bisogni, ma soprattutto rimettendo al centro la voglia di riscatto che attraversa soprattutto le giovani generazioni di questa terra.